E proprio i rappresentanti di queste due famiglie voglio chiamare in pista per esprimere la loro opinione su questa serata, cominciando da Livio Togni, figlio di Darix Togni, già senatore della Repubblica. Livio Togni, ideatore di questa magnifica serata. Flavio Togni, figlio di Enis Togni del Circo Americano, e Elio Casartelli, figlio di Leonida Casartelli e Vallì Togni, rappresentanza del Circo Medrano. Ma è difficile prendere la parola dopo aver visto questi percorsi storici della nostra famiglia, veramente emozionante, e ti scombussano un po'. Comunque, familiari, colleghi, amici, siamo qua e questo è anche un momento di ricordare le vittime dell'Aquila, le vittime di Messina. E ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per realizzare questo evento, in primis Divier e poi tutti i suoi collaboratori, il suo fratello Oller. Abbiamo in pista Oller Togni. Propongo un applauso a chi ha realizzato l'evento, grazie. Oggi, è vero, celebriamo tanti anni di attività circense, ma soprattutto un'idea, uno spirito familiare. Non ci dimentichiamo che tutti abbiamo più o meno la stessa attività e molti sono i casi di conflitto di interessi. Nonostante questo siamo ancora capaci di riunirci. Bravi, complimenti. È imbarazzante dover celebrare se stessi, ma qua si parla di un periodo così grande che diventa storia. 130 anni sono, 130 anni fa circa Milano nasceva il tramvai a cavalli. Arrivava l'energia elettrica, la capitale d'Italia era appena diventata Roma, l'Italia si era appena formata. È in questo contesto che la nostra storia inizia. E inizia con un piccolo circo chiamato Circo Torinese. Poi nel 1872 diventa Circo Togni. Il cambio di nome avviene in concomitanza con un lieto evento, la nascita della primogenita di Aristide Togni e Teresa De Bianchi, Adele, prima di 8 fratelli, che furono loro che portarono il Circo Togni ad essere il Circo Nazionale Togni, a livelli che tutto il mondo ci ha invidiato e che ancora ci invidia. È imbarazzante celebrare, ma poi in fondo noi siamo soltanto il prodotto di chi prima di noi ha dato, ha fatto, e questa è un'occasione vera e di sentita gratitudine. La visione retrospettiva di tanto tempo, 130 anni, fa sembrare che parliamo di una cosa passata, mentre invece stiamo parlando solo delle radici del prossimo futuro. I fondatori sono stati capaci di trasmettere i valori del lavoro, della creatività, della solidarietà familiare, della passione, ad un mondo fatto di persone con una cultura così forte che si è resa distinta, ma intrinseca di valori etici. Possiamo tutti essere soddisfatti di avere un passato fatto da persone grandi, quali quelli che abbiamo appena visto, quali tutti quelli che compongono la nostra famiglia, e anche se ormai non più tutti sono fra di noi, perlomeno fisicamente, essi ci seguono con i loro insegnamenti ed esempi. Io credo anche nella metafisica, me li sento veramente vicino, penso che anche loro abbiano lo stesso sentimento. Noi siamo ora impegnati a lasciare per chi viene dopo i valori di ciò che ci uniscono ancora oggi. Mi sento di dover ringraziare i nostri vecchi, dovrei fare i nomi perché restino nella memoria, ma sono tanti, tutti meritevoli e soprattutto indimenticati. Quest'anno ci ha lasciato anche Emilio Cesare. Noi non basterebbe la giornata per le citazioni, se vogliamo. Una cosa è certa, è grazie a loro che ora come prima siamo una cosa. La famiglia Togni, Casartelli, De Rocchi, Miletti, Gerardi, Barbera, eccetera. Puntiamo ancora al futuro con la stessa visione che sempre ci ha contraddistinto. Coraggio, ottimismo, innovazione, tradizione, ma soprattutto la capacità di apprendere e migliorare. Il futuro è ormai già dei nostri figli che sono ancora con noi e che hanno tutte le premesse per dare continuità al percorso già intrapreso. Sono una vera risorsa, una fortuna e un privilegio. Possiamo dire con orgoglio che stiamo andando avanti sempre protesi a nuovi risultati e che vediamo la possibilità di allontanare i nostri traguardi, perché i sogni di ieri sono le realtà di oggi. Vero di dire? Oggi abbiamo delle responsabilità maggiori,
le nostre aziende abbracciano nuovi mercati, sono sempre più grandi, diamo lavoro a più di 1000 persone e rappresentano la cultura popolare italiana nel mondo, una sfida che ci sta facendo nuove e che stiamo vincendo. Questo ce lo riconoscono le varie autorità. Siamo a apripista di una nuova stagione come già nel passato lo siamo stati. La sfida è impossibile far sì che la storia futura sia più grande di quella già passata. Questa sfida spetta ai nostri figli. Altri di noi hanno intrapreso carriere al di fuori del nostro mondo, riuscendo a cogliere successi inaspettati, sicuramente inaspettati. Insomma, noi ci siamo. Ci siamo ancora e contiamo di restarci. Vogliamo mantenere il primato ancora per tanto tempo. Grazie. Ho voluto organizzare questa manifestazione come omaggio alla mia famiglia. Io sono profondamente orgoglioso della mia famiglia e il risultato è questo. Per essere qua questa sera ci sono persone che sono partite da Teheran per venire a cantare una canzone. La vedrete dopo, mia zia, 86 anni, ha detto devo esserci, deve essere il mio canto del cigno. Abbiamo i miei nipoti che lavorano con Silvio Soleil, che sono venuti dagli Stati Uniti, da tutte le parti del mondo, solamente per dare un segnale della loro presenza. Sono orgoglioso di questa famiglia, sono orgoglioso di appartenere a questa famiglia che la poesia dei sentimenti forse non la scrive sui libri, ma la dimostra qua, con la loro presenza. Questa è la presenza vera dei sentimenti che ci uniscono ed è una cosa troppo grande. Grazie. Bravo!